All'associazione Innovateramo, che è nata in campagna elettorale appunto per dare un supporto, un apporto importante anche su questo tema, abbiamo presentato delle osservazioni al PUMS, ma anche delle raccomandazioni. Vorrei partire dalla prima raccomandazione, che è quella di realizzare il prima possibile i parcheggi residenti in centro storico. Teramo purtroppo è l'unica città del centro nord Italia a non avere questo servizio per i residenti. Dobbiamo accelerare, dobbiamo bruciare i tempi, perché c'è una certa difficoltà per chi risiede in centro storico per la vita quotidiana. Per quanto riguarda le osservazioni, partirei da quello che vorremmo indicare: un parcheggio sotterraneo nell'area dell'ex stadio, con la speranza che l'amministrazione comunale sopra ci realizzi un parco urbano attrezzato e un'area scolastica come avviene in qualsiasi altra città, e non purtroppo un campo da rugby o un campo sportivo, perché lo stadio Teramo ce l'ha e ce l'ha da un'altra parte. E questa cosa del parcheggio all'ex stadio è collegato anche al destino del piano a raso di Piazza Dante. Abbiamo sentito l'amministrazione comunale ultimamente che ha dichiarato che si vuole mantenere il parcheggio a raso su Piazza Dante, questo dovuto ai cantieri, alle problematiche che ci sono oggi in centro. Forse è il caso che alla realizzazione del parcheggio sottostante l'ex stadio poi si liberi finalmente verso la pedonalizzazione il piano a raso di Piazza Dante, che quell'intervento sta realizzato appunto apposta, cioè sta realizzato per creare uno spazio per i cittadini e quindi ridarlo alla città, essendo uno degli spazi più importanti del centro storico. Tra le altre cose ci sono la richiesta di contributi per l'acquisto di bici e moto elettriche, come avviene in altre città anche questa cosa, l'istituzione di zone 30, come avviene anche questo in altre città come Teramo, che sono delle aree dove viene limitata la velocità anche per la sicurezza dei cittadini, dei pedoni. Abbiamo visto ultimamente che su via Le Crispi, per esempio, ci sono stati degli investimenti. Per quanto riguarda le corsie ciclabili, l'invito a comunque mantenere quelle che ci stanno e comunque a ridisegnarle, perché ormai si sono scolorite, ma soprattutto a realizzare delle corsie ciclabili che da Teramo arrivano fino a San Nicolò. Come se è nato quando io ero assessore, sì, anche se poi è stato progettato da chi fa progettazioni in merito. Alcune indicazioni sono state date nella scorsa amministrazione, pensiamo che sia un buon strumento per migliorare la mobilità in questa città.